Con me non si arriva in cima alla salita, a pascia l'erba amara della vita. Con cuore stanco e con un fiato grosso, con un trattore tutto petro fosse. Ci passa via via nu per curare, 22 settembre 1956, Nina Guerrizio. Brava! Brava! Allora, che significa trattura? È una strada percorsa da chi? Dai pastori, tutto a pietre? Per fare la transumanza. Transumanza. Trattura. La notte è rotta da un campanaccio e compagni le stelle te la ghiacci. Alla montagna verde più cattura, muove la mandria mangia le pasture. Arrivano in cima alla salita, a pasce l'erba amara della vita, con cuore stanco e con un fiato grosso, per un trattore tutto per te fosse. Ci fosse via via nu per curare, parole eterne e so come sorgeva d'acqua chiara. Linda, linda, donna, a fare una storia c'è compagna, una voce di campagna, finché arriva là nel cima e tutta è gloria. 22 settembre 1956, Nina Guerrizio. Brava! Brava! Vedete questa lancetta rossa qui? Sì. Indica il nord. C'è scritta la N, è vero? Allora, vediamo un po' sul terreno. Guardiamo un po', secondo la freccia, nella direzione del nord, che vediamo? Le pale? Eoliche. Le pale eoliche. Va bene? Questo glielo fate due volte al giorno. Nella direzione ovest, come è segnato ovest qui? Con una doppia V, è vero? Io ci sto. È in inglese. Nella direzione ovest, guardiamo un po' nella direzione ovest che vediamo. Vediamo delle montagne, le Mainarde. Quelle sono le Mainarde. In quella direzione, ci sta pure un paese là. Come si chiama quel paese? Quel paese lì. Ah, Torella. Ecco, Torella. Il trattura, questo trattura passa proprio per Torella. Va bene? Quindi noi veniamo da quale direzione? Est. Est, da quest'altra parte, vero? Proprio da est, no? Ecco. E andiamo verso Santa Maria delle Cerquigliole, lì. Guardate, puntate col dito. Si vede il campanile, la chiesa, vedete? Vedete in che direzione sta Santa Maria delle Cerquigliole? Questa direzione qua, tra nord e ovest. Nord-ovest, va bene? Quindi noi dalle nostre spalle è sud-est. Queste montagne dell'Appennino, tutto l'Appennino, era mare. Io penso che molte persone sanno che anche attualmente nei mari tropicali i coralli costruiscono le isole. Gli atolli corallini sono stati costruiti letteralmente dagli esseri viventi, cioè dai coralli. Questo fenomeno non è nuovo, è sempre stato così. E
soprattutto il Matese, ma anche la Maiella, sono stati costruiti da organismi che erano dei molluschi molto grandi, si sono estinti insieme ai dinosauri, che avevano dei gusci molto forti, molto resistenti, e che praticamente con il loro guscio hanno costruito queste montagne. Se non ci fossero stati questi esseri viventi che si chiamano le ludiste, il Matese oggi sarebbe molto più piccolo. Dove siamo qui noi? Io adesso ho trovato un piccolo reperto, lo lascerò qui. Ci sono tracce di microfossili, sono difficili da vedere per chi non ha l'occhio esercitato, che ci dicono che questo terreno era mare 50 milioni di anni fa, perché sono dei fossili guida, denomoliti, sono come delle lenticchie a vederle, qui si vedono in sezione, ci ha lavorato l'acqua, quindi lì siamo 80, 90, 100 milioni di anni. Dove abbiamo visto prima la cava di gesso, 7 milioni soltanto. Questo ci fa capire come ovviamente i terreni più alti, le montagne, sono venute fuori prima dal mare, mentre poi piano piano è emerso il resto, quindi più si va verso, per sommi capi, le quote più basse, più ci sono terreni giovani. Thank you.